Ehi, la ciurma, io sono Valsa Tess e ben ritrovati in questo episodio di Book of Demons. Ormai ci avviciniamo al cuoco e mi auguro che sia questa la volta in cui andiamo a affrontarlo. Ma tra l'altro, forse in realtà qua ci indica meno di quello in cui effettivamente siamo, perché non avevamo cliccato sul go down. Quindi in realtà siamo questo pezzo qua, quindi oggi dovremmo andare ad affrontare il nostro maledetto cuoco. Vediamo un attimo se saliamo di livello, se sblocchiamo questo corvo. No. No. E siamo ancora beginner. Molto beginner. Allora, sì, ma non voglio sbloccare il prossimo card slot perché volevo tenermeli per la chiave, la golden key. Ok, no. So far so good, abbiamo sbloccato. Ok. Ah no, è proprio adesso questo uno the cook. Begin game, fare. Ah no, ce n'è uno prima e poi c'è il cuoco. Farei small. Ah no, cioè qua è bloccato. Per forza. Ehi? Questa entrance per forza dobbiamo fare. Va bene. E per forza piccolo. Forse perché ci è rimasto solo questo pezzetto qua, quindi non potevamo farne una più lunga. Ci rimane solo questo pezzetto. Quindi andiamo ad affrontare questi due altri piani prima di andare al cuoco. Vediamo se riusciamo a effettivamente farli in così poco tempo come prevede il nostro gioco. Ehi, chi è qua? Allora, tu mi devi morire male. Intanto, ma porca miseria. Allora, qua non ci capiamo, fatemi recuperare un paio di cuori che qua. Ok, tutto questo non mi piace per niente. Cos'è sta storia? E santi nomi, porca la pupazza, qua ci muoio di nuovo. Allora, fatevi tirare giù quel tizio, anche sto mago del Menga. Ecco, datemi un po' di vita. Tira giù quello. Allora, c'è un mago qua che mi sta rompendo proprio l'anima. E anche questo ghiaccello qua. Ma, oh! Te ne vuoi andare? Che cos'è? Vabbè, dai. Sono andati. C'era un altro tizio qua sotto, un altro ghiacciello che mi rompe l'anima. Vai via. Ecco, dammi un po' di cuori. Crepaci malissimo, per piacere. Crepaci malissimo. Ah, e anche quel tizio là, mannaggia la miseria. E niente. Oh. Quante di quelle botte in faccia proprio mi vado a pigliare. Andrei a bere un pochettino da questa fontana, se possibile, grazie. Non so quando, non ho capito, cioè, l'altra volta c'era una fontana che non si era più attivata. Ma, oddio, no, esci dal fuoco per piacere. E ovviamente ti vado a trovare un mago, no? Eh sì, tutti sti gargoyle, ma cos'è? Datemi dei cuori per piacere. E poi? Oh santi nomi, quella fontana non sarà piena, vero? Ma invece sì, per fortuna è piena. Cos'è sto suono? Ho sentito un suono davvero molto brutto e non mi piace. È uno di questi gialli. Quanto odio quelli gialli che devi aspettare. E poi li picchi di nuovo e poi aspetti. E poi le picchi di nuovo e poi aspetti. E poi le picchi di nuovo e poi aspetti. E no, sto giro non abbiamo aspettato perché l'abbiamo tirato giù e. Oh. Dio grazie. Aia, tutti. Gargoyle. Ecco, mi si attivano insieme. Sapevo io. Ma scusate, voglio provare un attimo a usare.
Tizio del mano, ma il mano come lo recuperiamo? Non lo recuperiamo mai? Scusami, ma... Perché gli fa un sacco di danno quell'affare del mana. Però perdiamo costantemente mana per sempre, tipo. Quanti ce n'è? Lo stun anche, ma è ottimo questa cosa qua, però... Perdiamo mana, che possiamo andare a recuperarlo forse in città? Vabbè, dai, con l'abilità là ci fa comunque... Ci salva parecchio. Siamo saliti di livello... Salendo di livello ci ha ridato anche il mana. Proverei allora ad aggiungere un pochettino il discorso di mana. Dai, proviamo a vedere un po' e giocarcela un pochettino di più dal punto di vista delle abilità manesche. Ok, quella è l'uscita. Noi abbiamo ancora bisogno di trovare... Allora, c'è la libreria, c'è un baule che abbiamo visto ma non aperto, che è questo qua, ok. E qui c'è ancora qualcosa che ci manca. C'è un upgrade di carte. Blessed in the hour. Cosa? Qua c'è qualcuno di mica tanto buono, eh? E niente, e niente, e niente. Datevi. Oh! Datemi i miei cuori! Datemi i miei cuori! Please, fatemi uccidere sti tizi. Ho dovuto usare una pozza però, porca miseria, tira giù questo. E si è messo anche lo scudo però. Santa paletta, c'è ancora un tizio laggiù in fondo. No, due. No, no. Eh no. Santi nomi. Ok, altre pozze per fortuna. Però si è messi estremamente male e abbiamo perso anche del mana per questo discorso qua. Abbiamo preso tutto, ma vediamo se troviamo la fontana ancora piena per piacere. Sì. Alleluia. Alleluia. Quindi sì, comunque il mana continua a scendere sempre. Fountains, potions, artifacts, cards. Non so se ho delle carte effettivamente che mi ridanno del mana. Ah, regenera mana ogni 5 secondi. Che non è male effettivamente. Questo rigenera cuori ogni 5 secondi. Ora che ora mi erano messo, ma una volta che uno degli slot sbloccati effettivamente fa un comodo. Anche rigenera mana, perché... Oddio. Questo non mi piace, questi non mi piacciono, e vabbè. Dai, non dovrebbe essere troppo grosso se non altro. Però saranno tutti... Uno addosso all'altro. Ancora si sveglia? No, non si sono svegliati ancora. Ecco, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Oddio, giù per piacere, prima che arrivi l'altro. Ok, abbiamo usato un po' di mana purtroppo, ma... Take a peek and you'll go mad. Through the hellish kitchen's door, for the master still craves more. Underground where shines no sun, this cook's work is never done. Among screams he toils with haste, creature of most subtle taste. Cuts and chops both bone and gut, be it sinew, be it fat.
ounce of flesh he'll shun. This cook's work is never done. My ears are deaf to unholy rhymes. Ok. Mi sa che sarà impegnativo a dir poco. Ah, c'è qualcosa che ha messo nella saccoccia là del... Guarda che si attiva... Oh, santi nomi, no? E si è attivato questo... Tiralo giù, tiralo giù, tiralo giù, tiralo giù, per piacere, ok. Ah, ok, ma credo fosse tipo un boss. Invece no. Dov'è sto maiale? L'ho sentito sgrognettare. Ce n'era uno sopra, ma l'abbiamo fatto fuori se non sbaglio. Ah no? Ce n'era un altro ancora. Ce n'è altri? No. Chi c'è qua? Oddio! No, 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 Ha già finito con il tiro giù di ragnetti. Porca miseria. Allora. Via. Damose. Eh sì, ciao. Ciaone. Cos'è che lancia? Questo schifo. Vabbè. Ma basta! Lasciami stare, stupido ragno molesto. Oh, ragni così molesti non si vedevano da 6.000 anni almeno. Ma lasciami anche. Ci mancavano pure i gargoyle. Ah, tira giù sto coso. Via, 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 via. Dove è andata? È qua. Oh, santi nomi. No, no, no. Ehi. Non provare neanche a saltarmi addosso, mi fa schifo i ragni così grossi, ma che schifo. Cosa fa? Lanciamo delle roba. Oh, cos'è? Diventa di fuoco, avrei bisogno di spell di ghiaccio tipo per spegnerlo. Acqua, che so io. È morto? Sembra di sì, ok. Ah ok, sì, il boss è andato. Cioè, tu muorici per piacere, ok. Stivali, ok. From negative effects on the ground, che non è niente male. Mi ricordano una carta di Munchkin, non so se avete presente il gioco di carte, molto molto bellino, spero che sono... Eh sì, cos'è un altro boss qua? No beh, no, non era un boss, è solo evocato dell'altra gente cattiva. E questo idem, mi sa, eh? Ok, abbiamo distrutto un po' di scudi, ci ha dato un achievement perché abbiamo distrutto gli scudi. Un altro tizio scudifico qua. Va bene, con della gente che... Vabbè, andiamo a... seccare con calma.
Ok, questi tra l'altro sono difesi ma hanno poca vita. E sono lenti. E sono lenti. Oddio! Non li avevo visti, ma come ho fatto a non vedere? Aiaiaiaiaiaiaiaia! E l'altro? Eccolo. Ok. Devo ancora recuperare qualcosa, però mi dice. Ho lasciato qualche sbrilluccichio da qualche parte. Ah, qua no, ho preso tutto. Non ho più mana nel mentre. Ma possiamo fare uno switch temporale? Allora, facciamo una cosa. Allora, facciamo che invertire questo. Ah, questo dice che recupera un mana ogni 5 secondi. Vediamo un po'. Che non devo fare così. Ah, ok. Sì, lo sta recuperando pian pianino. Lo tengo un attimo più che altro per avere il mana, perché se devo andare ad affrontare il boss là adesso mi conviene. Vabbè, intanto cerchiamo quella monetina. Ah, c'era uno sbrulluccichio qua sotto, quindi probabilmente deve essere qua sotto che l'abbiamo perso. Perché qua avevamo ancora della gente da affrontare, quindi. In giro, Ah, statue, no, niente, solo il discorso qua del boss finale. Mi sa che abbiamo tutto il mana adesso, posso rimettere il Bloody Armor. Ok. Ah, è un portale per andare dal. Magic. This must be some kind of portal to the lair of whatever rules this dungeon. Spero che mi faccia tornare in città più che altro. Ok, ho sbloccato il godown, ma posso andare in città? Sì. Oh, andiamo in città, vorrei provare. Vabbè, a parte di recuperare la vita, ero a posto di vita. Vorrei più che altro provare. Posso comprare. Perché non posso comprare la Golden Key? Kaiser! Io ho trovato tutti quei soldi a parte. Sì, ok, non mi interessa in realtà degli spider. No. Allora, dimmi un attimo. Upgrade card. Cosa posso upgradare? Posso upgradare la. Ah, Livello 2 Magical. 50%, better chance to dodge demons. Cuori massimi aumentati di 2. Però costa 3 di mana in più. No, 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 no. Ma se upgrado la pozione, vuol dire che tutte le volte che trovo la pozione mi dà più roba? Mi costa 300, però quando lo uso? Non sapevo sta roba qua. No. Su 8. Ma proverei comunque a. Proverei ad upgradarla a 1000. Ah, devo metterci che cos'è che ha questa. Vai. Sì, ma abbastanza soldi ne abbiamo, quindi. Ma le pozioni non ne usiamo tantissime, quindi.
Ok. Va bene. Cosa facciamo? Proviamo adesso. Sono 20 minuti però. Mi sa che ce lo lasciamo per la prossima volta. Potremmo sbloccare una nuova card slot. Perché sembra che dalla tizia non possiamo ottenere niente. Qua invece cos'è che chiede? Sì, 100.000, no. So che sbloccare, sì. Vai, dammi uno slot in più che ci mettiamo magari il... non lo so, vabbè, vedremo cosa metterci là in realtà. Perché abbiamo un Burning X. Non è male. Però non vorrei perdere tutta la roba potentissima. Mettiamo qualcosa, una spell card magari. Mettiamo qualcosa qua di non troppo potente. Tipo i boots, dai. Mettiamo i boots. Ci sta. E niente, e salviamo qua. E salviamo qua e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata. E vi invito sempre come al solito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi al canale se non per caso non l'aveste già fatto. Vi ricordo tra l'altro che potete trovarmi anche su Facebook, che non utilizzo tantissimo, ma Telegram che utilizzo, anche per sapere quando ci sono le dirette live su Twitch o su YouTube. Ciao a tutti!